questa qui è un'email che l'ambasciata americana in Libia ha inviato al Dipartimento di Stato, ovvero si sta parlando della CIA, sono comunicazioni interne della CIA, e in questi mail si dice che la Francia ha dichiarato guerra alla Libia, Sarkozy ha dichiarato guerra a Gheddafi perché la Libia voleva creare per i paesi africani che hanno oggi come valuta il CFA, il franco africano, voleva creare una moneta alternativa, e questo la Francia non se lo può permettere perché vive di questo anche. Allora, che cos'è il CFA, di cui si parla tanto in questi giorni? Il CFA è una moneta nata nel 1945 ed è stata adottata da oggi, viene adottata da 15 paesi: il Camerun, il Chad, il Gabon, la Guinea Equatoriale, la Repubblica Centrafricana, la Repubblica del Congo, il Benin, il Burkina Faso, la Costa d'Avorio, Guinea Bissau, il Mali, il Niger, il Senegal, il Togo e le isole Comore. E tutti quanti questi paesi che adottano questa moneta devono sottostare a una serie di regole. La prima è il CFA è ancorato all'euro, quindi ha tutti gli stessi problemi che abbiamo noi come italiani rispetto alla moneta euro. In più loro, essendo paesi molto più poveri di noi, hanno problemi ancora maggiori rispetto a noi con l'euro. E la Francia a stampare quella moneta, la Francia a stampare il CFA, non sono loro a stamparseli, quindi dipendono dalla Francia anche per la stampa della moneta. In più, il governatore della Banca di Francia siede nei consigli, nel consiglio di amministrazione delle loro banche centrali. Questo vuol dire che, avendo il diritto di veto, è il governatore della Banca di Francia a decidere le politiche monetarie di quei paesi. Ma non è finita qui. Tutti quanti i paesi che fanno parte che adottano il CFA devono depositare il 65% di tutta quanta la loro valuta estera presso il tesoro francese. Che vuol dire? Vuol dire, facciamo un esempio, il Niger esporta quest'anno per 1 miliardo di euro, 650 milioni di quel miliardo deve depositare per forza nella Banca di Francia. E se vuole utilizzare quei soldi, perché ne ha bisogno, perché sono soldi guadagnati, giustamente, deve chiedere un prestito alla Francia che glielo può negare, e deve pagare pure gli interessi sui propri soldi, che è la follia più totale. La CFA obbliga anche quei paesi a un'ultima cosa: la totale libera circolazione dei capitali tra la Francia e questi paesi. E questo ha portato a un travaso, negli ultimi 10 anni, da i 15 paesi che vi ho appena elencato alla Francia, di 850 miliardi di euro. 850 miliardi di euro sono, diciamo, transitati da quei paesi, sono scappati da quei paesi e sono finiti in Francia. La Francia, parte del PIL francese, è stato alimentato dai soldi legittimamente guadagnati da quei paesi. Allora, un ultimo dato: in Africa non è vero che noi diamo soldi all'Africa. Ogni anno noi diamo all'Africa circa 30 miliardi di euro in aiuti umanitari, in prestiti e così via. L'Africa complessivamente ci restituisce 192 miliardi di euro all'anno. È l'Africa che finanzia noi. E tra questi 192 miliardi, che ovviamente impoveriscono quel continente, 21 miliardi sono i pagamenti ai debiti, 46 miliardi sono i profitti delle multinazionali, di cui la Francia gode ampiamente in quei paesi del CFA, e 35 miliardi sono l'evasione fiscale di quei paesi, che fa parte di quegli 850 miliardi che finiscono a Parigi. La Francia non vuole che quei paesi abbandonino il CFA, non sono liberi di abbandonarlo, perché la Francia campa con quei soldi anche, e questi paesi diventano sempre più poveri in questa maniera qui. E quando in un continente c'è un'area molto povera, di riflesso anche le aree vicine non si possono arricchire, e tutto quanto questo sistema, che è un sistema coloniale, non fa che impoverire un intero continente. Noi stiamo depredando l'Africa, la Francia sta depredando l'Africa, e non ci possiamo sorprendere se poi veniamo invasi da gente disperata che fugge dalla povertà e fugge anche dal saccheggio fatto da Parigi.